La mia storia è breve, come diceva la Mimì. Sono nato che pesavo 6 kg e 500 grammi e nel caseggiato fui portato in visita perché ero un fenomeno di grossezza. A parte un periodo di magrezza, sono sempre stato un pezzo grosso. Abitavamo in una casa di 2 camere e cucina, 4 femmine con i genitori, io e mio fratello in una camera. Senza riscaldamento, senza luce elettrica. Avevamo il gas. La stufa economica serviva da riscaldamento. I servizi allora erano esterni. C'erano ancora le mura con il terrapieno nella parte interna e i ragazzini andavano là con l'aquilone in primavera. Le porte attraverso cui si entrava in città erano sempre aperte, ma c'era il doganiere. Mi ricordo che da bambino mia madre mi mandava a comprare l'olio fuori porta perché meno di un litro non si pagava dazio e dentro porta costava di più. In via Savenella c'era la ditta Melloni che acquistava i bozzoli della seta. Quando era verso maggio, centinaia di carretti impedivano tutta la via. Alla sera, quando i cavalli se n'erano andati, un putiferio, un puzzo. Le vie di allora erano tutte frequentate dai birrocciai, che là, con la loro frusta, erano i padroni delle vie e mi facevano una paura grandissima. Le strade erano tutte ondulate e piene di buche, e d'estate c'erano dei mucchi di polvere che ogni tanto raccoglievamo. Erano poi tutti sassi sbriciolati dai cerchioni di ferro dei carri. I tram erano a cavallo. 2 cavalli trainavano una carrozza, e la carrozza era su di un binario di ferro. Il terreno era con i ciottoli, così il cavallo non poteva scivolare. Più che altro però i tram andavano verso la periferia. Dalla piazza potevano arrivare a Porta d'Azeglio, a Porta Santo Stefano, fino al Dazio, che allora era lo Sterlino. E noi, che eravamo ragazzini, ci attaccavamo dietro. Si arrivava fino a Porta Zamboni. E dopo, sempre a piedi, erano dei chilometri. D'estate, un po' perché ci piaceva, un po' perché lo facevano tutti, si andava scalzi. E le scarpe costavano anche a quei tempi. Uno dei divertimenti da ragazzo era quello di fare i bagni. I canali erano sporchi, ma noi non ci badavamo. Andavamo nel canale Naville. Una volta mi tuffai e penetrai nel fango del fondale. Era pieno di sanguisughe. Usavamo l'acqua del pozzo per lavarci e per pulire. Mentre l'acqua da bere l'andavamo a prendere alla fontana che andava giorno e notte, sempre affollata dagli abitanti di questi rioni. Mi ricordo i lampioni a gas. E alla sera, all'imbrunire, passava un lampionaio con una stanga che accendeva i lampioni. Mio padre era un piccolo artigiano che faceva le scarpe. Abitavamo vicino a Portalame. Nei pressi c'era la bottega. Era una casa normale a 2 piani e ci abitavamo solo noi. Beh, d'inverno si accendeva anche un po' il fuoco. Ci riscaldavamo bruciando gli spini che stavano attorno a casa. La legna... Allora si facevano molti intingoli. Non so, i condimenti si facevano in una piccola terrina sulla brace.
D'inverno si mangiava molto volentieri la polenta, magari con un po' di sugo distrutto e le spuntature di maiale. Si mangiavano spesso i fagioli, che a me piacevano molto. La gallina si mangiava una volta all'anno per Natale. La carne di manzo si mangiava poco, soprattutto il maiale. Si faceva il brodo. In casa si leggeva il Carlino, ma non sempre, una volta o due alla settimana. Fin da bambino, durante le vacanze, andavo a fare un mestiere. Mi ricordo che ho fatto il falegname, il tornitore, l'elettricista. Si prendeva qualche soldo. Questo anche prima di entrare alle Aldini. Andavo in via Rivareno dove c'era un garage. Il proprietario era un amico di mio padre. Mi facevano sgurare i cilindri con il pistone sporcato di smeriglio, da tirare su e giù. Non ricordo se mi pagavano. Lo facevo per passione. Il mio chiodo fisso era l'Istituto Aldini, anche quando andavo alle elementari. Un conoscente di famiglia faceva il disegnatore in ferrovia e per i miei genitori divenne l'esempio da seguire. Mi diceva che se riuscivo a prendere il diploma sarei potuto andare in ferrovia a fare il macchinista, oppure in officina. Ero a posto, non avrei avuto più niente da pensare e quando sarei stato ammalato avrei avuto lo stesso i soldi. Finite le elementari, fui io stesso ad insistere per andare agli Aldini perché volevo diventare meccanico. Il primo anno facevamo alla mattina 4 ore di teoria, italiano, geografia, matematica, disegno e al pomeriggio officina, 4 ore di filato. Per l'officina c'erano i turni, eravamo in 3 classi e si divideva il mese, 10 giorni i modellisti, 10 giorni i tornitori, poi i fucinatori e gli aggiustatori. Avevamo il maestro di falegnameria Turricchia, dall'uomo nel reparto di torneria. Avevamo Pilade nella fucina, nel reparto forgeria. Quell'anno, 1907, era l'inizio del secolo, gli iscritti erano circa 100-112. Di tutti questi alla fine siamo usciti in 14. Allora abitavo in via Galliera e andavo a scuola in via Castiglione. D'inverno con la neve si arrivava a scuola con i piedi tutti bagnati. Il bidello aveva acceso una stufetta a legna e io restavo lì con la caparella addosso per scaldarmi. Allora non c'erano paletò. Si cominciava a imparare a scaldare il ferro senza bruciarsi le mani e senza buttarsi in faccia il ferro rosso. Davano un pezzo di ferro e bisognava da tondo farlo quadrato con il martello. Una volta avevo i calzoni con il risvolto e vi cade dentro una brace. Allora arriva uno con un secchio d'acqua gridando «Brucia, brucia, brucia!» e mi tirò il secchio d'acqua addosso. Facevamo dei lavori a lima, dei pezzi tondi con il ferro. Ancora oggi, se c'è da limare, preferisco farlo con il ferro piuttosto che con il legno. Abbiamo cominciato dal cubo di ghisa, ma era roba fissa ed era molto dura. Bisognava intaccarlo prima con la costa della lima e poi si riusciva a lavorare. Ma si poteva trovare un pezzo che aveva una goccia molto dura, per cui lavorarlo era quasi impossibile. Il maestro non ci seguiva sempre. Distribuiva il pezzo, la lima, il posto. Poi, una volta detto quello che dovevamo fare, andava nel suo gabbiotto e ci lasciava sbizzarrire, lottare con le difficoltà. Proseguendo negli anni, facemmo gli incastri. Si lavorava parecchio. Una volta feci una colica d'acqua, perché un colpo di lima, un sorso d'acqua, fra il caldo e la polvere di metallo, e così stetti male. Poi mi ricordo il primo impianto elettrico, era una specie di miracolo. Le lampadine erano a filamento di carbone che faceva una luce rossa, ma non viva. Durante le vacanze, mio padre, che era collocatore, mi faceva lavorare dietro alle locomobili durante i lavori della canapa. Una volta si ruppe un ingranaggio. Io sapevo che c'era un certo Restani fra San Martino e Granarolo che aveva i pezzi di ricambio di tutte le macchine. Ma pensai di riuscirlo a riparare.
di raddrizzare l'albero che si era storto ero già in grado. Eravamo a Malacappa, dove c'era un certo Pulga che aveva un'officinetta con un tornio a pedale. Là, con l'aiuto di tutti i gramarem che erano a mia disposizione, sono riuscito a ripararlo. È stato un avvenimento. La domenica, qualche volta, tutta la famiglia andava al cinematografo, al Bios o al Borsa, a vedere qualche film di Ridolini e altri comici che accontentavano noi ragazzi. Altre volte, invece, mia madre, che voleva vedere la Borelli, la Francesca Bertini. Si pagavano 2 soldi a testa. Allora di cinema ce n'erano pochi. C'era il Marconi, che aveva una specialità. Era un salone lungo e stretto e c'era una tela stesa a metà. La tela era trasparente. Quelli di dietro non potevano leggere, ma pagavano anche meno. Poi c'erano i film parlati, al Volta, dove c'era il telone e dietro una compagnia di gente che parlava. Erano film semplici. Ogni cinema aveva di fianco un maestro di piano che guardava i film, anche lui, e li seguiva con la musica. Eccoli là! Io ero un gran mangione e mia madre, poveretta, faceva dei gran umidoni fatti di polpette, di salsiccia, di patate con la polenta. Oppure faceva i fagioli, ne faceva una gran quantità e mi diceva di stare attento perché dovevano mangiare anche gli altri. Le Aldini allora godevano di una fama notevole, nel senso che uscivano dei ragazzi che senz'altro erano richiesti e riuscivano bene nel lavoro. Perché alle Aldini, dopo 8 ore di scuola, uno a casa doveva fare tavole da disegno, studiarsi matematica, il francese e tutto quello che c'era da studiare. Anche se uno non sgobbava, prima di mezzanotte non si andava a letto. Poi alla mattina alle 8 bisognava essere a scuola. Si dormiva in fretta. Allora tutti gli industriali bolognesi ci cercavano per andare a lavorare da loro, perché la scuola era organizzata bene. Il professor Alberti spiegava e noi dovevamo scrivere, prendere appunti. Cercavamo di arrangiarci, ma una volta gliel'abbiamo anche detto: «Ma professore, non c'è un testo?» E poi lo fece lui, un libretto di matematica, mi sembra. Lui disse questo: «Se vi do un testo, voi non state attenti. Invece così siete costretti ad ascoltarmi e a scrivere. E se scrivete male e in fretta, quando siete a casa dovete ripensare a quello che avete sentito». Il disegno è sempre stato importante. Puntoni, poi Ranzani, che era un artista. In seconda imparavamo la prospettiva. Poi il disegno di macchina. Ricordo ancora quei tabelloni da cui bisognava copiare. Davano un pezzo di macchina da disegnare, con tutte le quote e con tutte le viste per poterlo riprodurre. Il direttore Serrazzanetti insegnava matematica ed era una persona retta. Certo, però, non l'abbiamo mai visto ridere. Solo una volta, quando abbiamo fatto una gita a Venezia per 3 giorni. Là era un'altra persona. Allora si facevano delle feste. Le balere c'erano anche allora, ma si ballava soprattutto nelle case e in periodo di carnevale. Come ambiente si usava la loggia, una specie di ingresso enorme. C'erano i suonatori ambulanti che andavano in giro per le case in queste occasioni. Allora tutti gli abiti, penso quasi tutti, erano ricavati da abiti smessi, magari rivoltati dalla parte opposta perché sembrassero più freschi. I vestiti qualche volta li compravamo usati, li andavamo a prendere in piazzola. Durante la guerra i vestiti venivano rivoltati anche 2 volte. E così il taschino da sinistra passava a destra. La stoffa militare veniva colorata e usata per i vestiti. Alle Aldini c'erano torni semplici e torni paralleli. Con il tornio parallelo si potevano già fare delle viti che con il tornio semplice non si fanno. Allora c'erano dei torni che erano 3 o 4 metri di lunghezza e il tubo che mettevi sotto aveva una certa oscillazione e bisognava sapere quanto rubava, se 2 o 3 millimetri. Dovevi allora tenerlo maggiorato in modo che l'oscillazione non ti facesse scarso il pezzo. E quello me lo ricordo bene. Di errori ne abbiamo fatti tanti con quei torni all'antica. Era un ambiente grande, alto,
ricordo di aver lavorato in questa fila di torni per tutta la lunghezza, con uno o due putrelle che portavano la testa dei torni e la contropunta. C'era la trasmissione alta, calavano giù le varie cinghie alle varie testate. È stata una delle prime scuole in Italia, era valorizzatissima. Quelli che uscivano da lì venivano presi subito dalle fabbriche e dalla ferrovia. Quando presi il diploma, mi sembrava proprio di essere diventato qualcuno. Quando sono uscito dalla scuola, mi ero iscritto per fare un concorso in ferrovia ed ero stato accettato. Rifiutai e mi misi nell'industria privata. Alla sera andavo a ballare e mia madre mi aveva fatto una giacca con del panno da ufficiale. Mi feci fare un paio di calzoni rigati e le scarpe da sera con l'elastico. Allora c'era un amico che ha fatto ragioneria e che aveva una sorella. La madre la portava al Circolo Veneto a ballare. Naturalmente noi eravamo i primi cavalieri. C'erano delle ragazze, ma a toccare la ghisa, lavati pure. Ma quando ti sei lavato ben bene, la ghisa che entra nei pori torna fuori. Allora io adottai un bel paio di guanti vecchi. Ho un ricordo piacevole, positivo, con tutte le birichinate fatte e i contrattempi avuti, con il fatto che io sono andato al lavoro alla SASIB quando mia madre si ammalò. Mi presentai alla SASIB e gli dissi che avevo fatto la terza degli Aldini e mi rispose di presentarmi il mattino dopo. Mi misero davanti ad una fila di 3 o 4 rettifiche grosse che io non avevo mai visto. Dopo aver imparato, lavoravo a testa bassa per 12 ore senza mai voltarmi, con una grande passione. Ho fatto il rettificatore, il fresatore, l'aggiustatore. Dopodiché sono passato niente meno che a fare il tracciatore, che è quello che segna i punti di lavorazione. Mia nonna mi preparava un tegamino di tagliatelle grande e sopra gli metteva una bistecca. Là c'era una bagnomaria e un refettorio. Per il figlio di una famiglia povera, l'unica carriera era questa. Le altre costavano di più. Si voleva diventare capo officina, operaio, ma ne rimanevano fuori molti. Ne incontrai tanti a Bologna che dicevano: anch'io ho provato a fare l'istituto Aldini. Quelli che smettevano andavano subito a lavorare. Mi ricordo poesie del Pascoli, del Carducci, della Divina Commedia, poi del Foscolo. Il professore ci teneva molto che ci sapessimo esprimere correttamente in italiano, perché se no ci diceva: la vostra matematica non vale niente. Le Aldini rilasciavano una qualifica di operaio specializzato. Io credo che più delle materie che avevamo assorbito, la scuola ci aveva formato. I soldi che guadagnavo li davo a mio padre, che ne aveva molto bisogno anche dopo che ho cominciato a lavorare. E lui regolarmente mi ha dato per lungo tempo la paga di un giorno alla settimana per le mie spese. Io ho continuato a vivere in famiglia anche dopo sposato. Solo che a un certo momento, quando ho cominciato ad avere dei bambini, mio padre mi ha passato i poteri.